Buonasera, buon anno, buon martedì, ma soprattutto un buon 2020 per tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno. Insomma, inizia non una nuova stagione sportiva, perché siamo già al giro di boa, ma inizia un 2020, insomma, che ci auguriamo ricco di tante emozioni, certamente calcistiche, e che possa regalare ai tifosi del Teramo, in questo caso, tante soddisfazioni. Ne parleremo questa sera, non solo parleremo anche di mercato, con i nomi, perché insomma la sessione invernale si è aperta da qualche giorno e ci sono già le prime trattative. I ruoli più o meno li sapete, li sappiamo, poi chiaramente ci sono anche delle opportunità di mercato che arrivano in corso d'opera, e le valuteremo magari già neanche nelle prossime puntate. Questa è una puntata che ci porta al campionato, perché insomma, per chi è malato di calcio come il sottoscritto, è stato un mese molto lungo, perché l'ultima partita in Serie C è datata 15 dicembre e il 12 si ricomincia a giocare, di fatto un mese intero senza calcio. Ne parleremo questa sera, non solo di questo chiaramente, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Parleremo anche del silenzio stampa, che oramai è notizia stra mega consolidata, che sapete già tutti, faremo un po' una disamina di quelle che potrebbero essere anche le prospettive 2020 del Teramo, perché una cosa interessante innanzitutto è il cambio di modulo, che poi cambio non è, perché è un ritorno all'antico che si intravede in casa Teramo, e anche la possibilità che in questa seconda parte di campionato vengano valorizzati alcuni giocatori che hanno mostrato, seppur con uno spazio ridotto, però hanno mostrato delle grandi potenzialità. Saluto i miei compagni di viaggio, questa sera tappeto blu, ma per un motivo prettamente non scenografico, se mettiamo la larga, eccola qua. Saluto Francesco Di Francesco, buon anno, ciao Francesco. La nostra Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. E il nostro Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao. Ovviamente buon anno a tutti e tre. Dicevamo, non per un cambio di scenografia, di solito il tappeto è verde, questa sera è blu, non c'è una motivazione. Volevi mettere anche il nero per la capolista di Serie A. Non se ne era accorto nessuno a casa, non gliene frega niente a nessuno. No, vabbè. No, è per dire che insomma stiamo lavorando in un'altra parte del nostro studio, a lavori di scenografia che ci hanno costretto a traslocare questa sera. Presto, speriamo che insomma poi il risultato finale vi piaccia, tra qualche settimana lo vedrete, ne avevo parlato già anche domenica. È passato buone feste? Perdonami la domanda. Ottime. Personale. Hai mangiato? Mangiato? Pochissimo. Pochissimo? Sì, sto. Immagino i dolci. Ecco, bravo, meglio che non raccogliamo quello che abbiamo mangiato tantissimo. Siamo stati bene, poi sono stato con i nipotini a Casale Monferrato e poi tutto tranquillo, insomma, non niente di nuovo, sembrerebbe niente di nuovo, siccome gli voglio un bene che è difficile da descrivere, Jacopo Forcella, siccome è stato molto sintetico e breve l'introduzione. Questa sera più del solito. Allora, senza tanti preamboli, ecco. Silenzio stampa non motivato, mai accaduto nella storia del calcio mondiale. Questo giusto per partire con calma. Prima di questo silenzio stampa non motivato del Teramo, non è stato spiegato il motivo, perché non c'è nessun motivo preciso scatenante perché venisse decretato un silenzio stampa. È inutile fare il paragone con tutti quelli del passato a Teramo e a livello di calcio nazionale. E poi mi viene subito da dire, e poi chi ha le palle fa il silenzio stampa mirato? Se a me non è andato bene quello che ha scritto o ha detto X, e devi anche spiegare se questo è stato detto o scritto con
cattiveria o in malafede, allora fa il silenzio stampa mirato. Ma questa è una battaglia da sempre. Potrei ricordare come quando il presidente Cerulli fece il silenzio stampa negli anni 90, mirati con il sottoscritto. Continuai a vivere, avevo tre quotidiani a quei tempi, quindi si continua a scrivere, insomma, ai giornalisti non è che preoccupa tanto. Il comunicato stampa, entriamo nel vivo, che annuncia il silenzio, non è presente sul sito del Teramo Calcio. Mi sembra una cosa normale, io direi che è strano, è molto strano. La domanda, come mai? Forse si sono vergognati di fare sapere dell'assurda decisione a tutto il mondo calcistico, dove tutti si sono meravigliati e ridono, così come della mancata conferma di Infantino. L'Italia calcistica ride ancora dell'assurda, perché fino adesso siamo stati tranquilli in questi mesi, abbiamo detto dalla prima trasmissione che c'era il direttore generale qua, va bene, la spiegazione, ne prendiamo atto, però l'Italia calcistica, se vogliamo parlare di calcio, non di chiacchiere, parliamo di calcio, ride che non è stato confermato Infantino. E il dio del calcio, perché esiste quello che si occupa delle cose serie per fortuna e poi c'è il dio del calcio, ha punito 12 gol ha fatto Infantino, giusto? Io non lo so, dico. Quando ne ha fatti fa lo stesso. Parliamo di argomenti ancora più seri. Chi ha fatto spendere tanti milioni al presidente? La stampa o il direttore generale con ingaggi elevati per molti giocatori, non per tutti? Chi ha cominciato a delegittimare mister Tedino dicendo ovunque, dovunque, con tante persone, anche in piazza come si suol dire, forse ho sbagliato allenatore, ma ha cominciato a dirlo molti mesi fa. Forse a qualcuno hanno dato fastidio i paragoni, andiamo a un altro argomento, con il passato. Sono normali i paragoni tra una stagione e l'altra, soprattutto se c'è stato un cambio di proprietà o una rivoluzione societaria, anche tecnica. Sono stati sempre fatti e sempre si faranno, anche perché parliamo di numeri che quindi non hanno bisogno di tanta spiegazione. Cambitelli ha fatto calcio per 11 anni, chiedo scusa a qualcuno se nomino Cambitelli perché so che dopo balbetta quando sente che Cambitelli c'è. Ed è quello comunque, 11 anni di Cambitelli, 11 Maotta, ed è quello che io personalmente ho augurato sempre al presidente Iachini, dalla prima volta con il quale ho parlato, erano testimoni a una cena, una ventina di persone. E Cambitelli è stato in questa sede spesso anche criticato. Esatto. Quando c'era il Premier Conte, altri due minuti e ho concluso, e chiedo scuse, così tutti gli argomenti. Il Premier Conte disse che sarebbe stato l'avvocato degli italiani. Io provo più semplicemente a fare l'avvocato del presidente Iachini, che va tutelato e protetto da subdole e vergognose manovre per far sì che continui a fare calcio e continui a farlo a lungo. Magari con l'aiuto concreto delle istituzioni, sindaco in primis. Sono preoccupato dei costi di gestione elevatissimi, quindi della sostenibilità futura della società, solo perché il Presidente ne ha parlato pubblicamente, perché pubblicamente si è lamentato che questa stagione costa tanto. Sicuramente c'è qualche errore anche del Presidente, perché quando gli hanno presentato determinati contratti poteva anche dire un momento, forse io non capisco di calcio, però forse mi sembrano un buon levante. Fatemi domandare, non entro nel dettaglio di certi contratti triennali e quinquennali di qualche allenatore bravo, ma che sta nell'organico del Teramo, ovviamente non è Tedino, mi voglio divertire a non fare nomi. Chi ha lasciato fare tutte le scelte, concludo, o quasi tutte le scelte dei giocatori a Tedino l'estate scorsa? Il direttore generale, l'ha detto lui, errore gravissimo, con l'aggravante che lui ha sempre detto, per giustificarsi, di non conoscere la Serie C, ma andava ugualmente, ci si poteva ugualmente confrontare con Tedino. Ultimo e ho concluso, invece di pensare a prendere decisioni sbagliate, come posso dire, non aggiungo altro perché sennò poi andiamo oltre, cercate di migliorare la squadra,
magari facendo spendere di meno al Presidente e magari commettendo qualche errore di meno rispetto a quello che avete costruito quest'estate, che sta facendo un campionato tranquillo, ma non corrispondente a quelle che erano le richieste della società e non corrispondente al costo di questa stagione. Va bene, grazie Francesco. So che ci hai messo tempo a prendere tutti questi appunti. Eh sì, perché quando venivano in mente, poi per aggiustarli, per essere... Cioè, quanto c'era? Una settimana? No, una settimana no. No, 4 giorni. Vabbè, facciamo finta. 3-4 giorni, va bene. Per essere sintetico. Ha detto il, per essere sintetico, ha detto il Presidente Conte, sembrava il discorso reivindicato del Presidente della Repubblica a Capodanno. Ok, va bene, questo per iniziare... Soft. Per iniziare soft. Vabbè. Non è questione di iniziare soft, no, io volevo che non... parlare di mercato. Adesso potete parlare, no, andava, se mi permettete, andava puntualizzato, perché la mia correttezza sta che ho detto pochi minuti fa, quando il Presidente Cerulli fece il silenzio stampa mirato solo con me, c'era stato un diverbio con un dirigente di allora che diceva di amare il Teramo più di me. Dopo 40 anni io ancora sto a parlare del Teramo e però mi detto, questo dirigente non si è visto più al campo, e io gli dissi semplicemente questo. Lui mi rispose e io gli dissi una parolina, riconosco di troppo, mandandolo insomma a quel paese, ecco. Okay. Però riconosco che era giusto in quel momento, secondo la società, prendere un provvedimento del genere. Ti rispondo, lo fai mirato. E basta con questo infantino. I giocatori e i procuratori non possono avere sempre il coltello dalla parte del manico. E questo concetto il DS Federico lo ha spiegato più volte e molto bene. E infatti io, se nel discorso di quel telespettatore, capito, perché ho preso gli appunti, per non dilungarmi troppo, per essere sintetico, sperando che dall'altra parte capissero tutti, ma purtroppo non è così. Io nel passato ho detto, già dalla prima trasmissione con... il direttore generale seduto qui, chiudiamo questi capitoli, sì, fanno parte del passato, l'ho ripetuto più volte, quando molti dei tifosi del Teramo che ci seguono mandavano i messaggi, perché non è rimasto Infantino, dove sta Infantino, e io quello era un capitolo chiuso, l'ho riaperto brevemente questa sera per dare forza al concetto che invece di preoccuparsi di certe cose si dovrebbero preoccupare di altro, dal direttore generale a tutti gli altri. Ok, va bene. Di che cosa vogliamo parlare? Posso decidere a voi, perché io stasera faccio solo veramente una volta, che per fortuna si torna in campo. Ok, per fortuna si torna in campo. Una volta per tutte, scusami, sì. Il messaggio di poco fa, se Maurizio è bravo che lo rimette, quella è una persona che ha fatto calcio, lo ha fatto bene. Vogliamo rivedere un calcio pimpante al Bonoli, si richiamare Di Giuseppe prima che vada al notario. Purtroppo però poi ha commesso un errore gravissimo, anche perché ma io non penso neanche ho prima ricordato le cose, le tante cose buone fatte, per come la vedo io, perché magari 100 persone possono dire no, non è vero, secondo me, però poi purtroppo è andata come andata, e quindi no, altro capitolo chiuso. Sì, ma assolutamente, ci mancherebbe. Per collegarmi al discorso di Francesco, io penso che se il silenzio stampa è stato deciso giustamente, perché nelle facoltà insomma della società, per cercare un po' di modificare il girone di andata che non è stata, come ha detto Francesco, all'altezza delle aspettative, ma come hanno ammesso anche gli stessi protagonisti più volte nelle varie interviste, ecco, anche il direttore generale Andrea Iaconi durante la cena del Club Biancorosso ha ammesso anche lui insomma che ci sono state delle defaianze, che insomma non è stato proprio il cammino che ci si aspettasse. Se è per questo, per magari stare un pochino più compatti, perché ovviamente una volta a settimana tre giocatori che parlano e che dicono 5 minuti di banalità, effettivamente un po' può deconcentrare la squadra, storicamente è sempre stato così, quindi se è per questo è ok, se è per evitare di parlare di trattative di mercato
va bene uguale, perché insomma mi trova assolutamente d'accordo, perché d'altro canto non è che si vedono tante differenze, cioè tra una società sì, che parla, normalmente la società, anzi quando c'è il mercato non è che sia prodiga di parole, cerca sempre di nascondere, fa parte della... Poi il rapporto durante il mercato è soprattutto: stai prendendo Jacopo Forcella? Sì, no. Stai prendendo Andrea Costantini? Sì, no. Cioè indicazioni dirette, ma non questa società, nessuna società al mondo. Nessuna società, giustamente, perché si cerca sempre di non dare troppa pubblicità. Non influisce effettivamente il silenzio stampa. Se magari invece è una modalità per insinuare il dubbio che la stampa sia in questo momento l'elemento cattivo, tra virgolette, della situazione, perché parla dei 25 punti, perché parla dei 21 gol segnati e quindi ci sono problemi in attacco, perché parla dei 23 gol subiti e quindi ci sono problemi in difesa, perché parla che magari Martignago non sta rendendo, perché parla di Magnaghi che potrebbe fare di più. Questo mi sembra che siano comunque situazioni sotto gli occhi di tutti, acclarate anche più o meno a volte dagli stessi protagonisti, quindi sì, non credo che insomma in questo caso possa trovarmi d'accordo il silenzio stampa, per quanto insomma possa contare il mio parere. Più che altro penso forse che sia un autogol per certi versi, perché toglie comunque un po' ai dirigenti, ai giocatori, anche quei 5 minuti di banalità, ma per dire comunque la loro, per dire che magari domenica vogliono giocare e vincere, ovviamente, per dire che magari sul mercato si prenderà un attaccante di certe caratteristiche piuttosto che un altro. Insomma, così un pourparler per noi effettivamente cambia. Interessante questo messaggio, interessante. A proposito, quello di prima, molte di queste cose le ho già dette nel passato, questa volta le ho dette, diciamo, in ordine cronologico, prendendo spunto da un nuovo evento. Se non ci fosse stato il silenzio stampa, ripeto, molte cose sono state già dette nel passato, altre forse non... Stanno paragonando a Trump. Questa sera dichiari guerra? No, io non dichiaro guerra a nessuno, che a me mi interessa solo il Teramo. Ok, però le falsità e le banalità, le banalità sì, chissà quando le dico io non me ne accorgo, ma le falsità non vanno dette. Non vuoi parlare con Giovanni e dici bianco e poi parli con Pasquale e dici nero e magari parli male di Giovanni, non scherziamo, siamo proprio a livelli squallidi, soprattutto di dialettica e di comportamento. Va bene, questo per continuare sempre live in una trasmissione soft, poi magari già prendo con me. Buonasera, domanda a Dani, è vero che c'è il silenzio stampa ma gli allenamenti sono pure a porte chiuse? No, non mi pare. Non credo. Io l'ultima volta che ho parlato con Tedino, però era prima di questo casino, mi disse guarda che io a porte chiuse lo faccio solo il sabato mattina. E il venerdì, come tutti quanti gli allenatori, ormai va di moto a cucì, perché sennò se ci sta quello che viene... La maggior parte sono il sabato. Ti sei scordato di dire che il settore giovanile ha un costo di circa 800.000 euro. Ma il riferimento era quello. Il contratto quinquennale, ossia, facciamo a capire, Di Mascio è bravissimo, lo dice la sua storia e tutto quello che ha fatto. Ma poi, e tu fai un contratto, quindi intanto vorrei sapere chi è Casulli. A proposito, lo sapete che abbiamo di nuovo un avvocato nella storia del Teramo Calcio? Sta dietro le quinte, insomma. Ha consigliato, poi di colpo è scomparso, c'è, non c'è. Ma non è un problema, ci sono la parentesi, chiedo scusa. Ma chi ha suggerito di fare un contratto di 5 anni per Di Mascio? Con contratti anche... ai collaboratori depositati, nemmeno l'Atalanta e la Juventus c'hanno i contratti di tutti i collaboratori tecnici e non del settore giovanile depositati a Firenze, che hanno un costo diverso che se fosse un rimborso spese. Dico, lo capiamo o non lo capiamo? Iachini non lo sapeva, chi l'ha consigliato Iachini? Si fa un contratto di 5 anni a quei soldi? Uno mi può rispondere, ma i soldi non sono tuoi, sono di Iachini. Bene, però poi non ti devi lamentare. Qua ci dobbiamo mettere d'accordo. Non ho capito, perché qualcuno ha puntato la pistola a Iachini quando firmava questi contratti, oppure... Va bene, allora... Intanto ti dicono implicitamente che sei un uomo fortunato, ma... Sì, ti hanno fatto i complimenti. Io cerco stasera di divagare perché... In effetti... Per riportare la questione... questa sera è più carina... È interessante il sol. Non hai detto così fuori da... E appunto dicevo, immaginate
che complimento gli ho potuto fare dietro le quinte. È stato molto educato. Cerchiamo di sorridere, allora, perché già la vita è complicata, questi se la vanno pure a complicare. Andiamo avanti. Allora, io sono curioso, Andrea, di sapere tu che cosa ne pensi. Ma io non vado molto oltre. È chiaro che è stato un provvedimento del tutto inopportuno, perché solitamente queste cose si fanno quando c'è un momento particolarmente delicato e allora si cerca un po' di stare compatti, di chiudersi in se stessi, ma per ritrovare una certa coesione, una certa forza. A 20 giorni dall'ultima partita, non è detto che non sia per questo. A 20, sì, ma ci deve essere un momento particolarmente delicato, una fase con grande pathos. Cioè, tu sei in striscia negativa, arriva una gara particolarmente brutta, tu fai silenzio stampa, ti isoli, non parla nessuno e cerchi di protrarre questo provvedimento fino a che le cose non vanno un po' meglio. Ma qui siamo a 20 giorni dall'ultima partita e mancavano allora 10 giorni alla partita successiva, quindi fuori anche dal pathos del campionato, un campionato che non ha riservato grandi soddisfazioni in termini di risultati, ma eravamo lontani dall'ultima partita e lontani anche dalla successiva, quindi non c'era quel pathos, si riprendeva dopo 7 giorni di sosta, quindi poi bastava sostanzialmente, se parla il dirigente, indirizzare le informazioni come più loro ritengono opportuno, come ha detto Agna in precedenza. E per quanto riguarda le conferenze stampa dei giocatori, perché poi alla fine si parla dei dirigenti e dei tesserati dei giocatori, mandare i giocatori che si riteneva fosse meglio che parlassero, come accade ogni settimana. Sì. E non si sarebbe creato tutto questo can-can e il discorso sarebbe stato sui nomi dei giocatori che possono uscire, di quelli che possono entrare, cosa che viene fatta anche ora. Perché è normale in questo periodo che chi segue il Pescara, il Teramo e altre squadre parli dei giocatori che possono uscire dall'organico e altri che possono entrare. Tutto qua. Si è creato un immotivato vespaio in una fase in cui non ce n'era proprio bisogno. Se dopo un girone d'andata non soddisfacente, vai a Lentini, perdi 3-0, io troverei naturale fare un silenzio stampa in vista di una gara come quella contro l'Avellino, che assume ancora più delicatezza. Ma in questo contesto sembrava ed è del tutto inopportuno. Intanto fatemi salutare, hai scritto prima Duccio, che se non ero è Duccio Aracle, quindi lo saluto a distanza. Anche il capo biancorosso in senso, oddio, questo non lo so, non credo, no, perché poi peraltro non ci sarebbe neanche nessuna non rientra neanche nella logica di un club di tifosi fare il silenzio stampa. Comunque, io aggiungo solo una cosa. Si è molto parlato in questi giorni, poi adesso ci sono insomma, i social network che aiutano e sui quali, che a me, dico la verità, non fanno impazzire, però insomma sono fuori aerei, insomma, di giornalai come prima Sapientoni e quant'altro, ecco. Non è così, nel senso che ponetevi anche nella condizione mentale di chi vi dice alla fine di un girone d'andata che le cose sono meravigliosamente belle, che sta andando no, non siamo tutti santi, assolutamente, lo dico io per primo, però ripeto, mettetevi in una condizione mentale paradossale in cui c'è una stampa, ripeto, poi non lo so, che vi dice Teramo ha giocato un grandissimo girone d'andata, è andato tutto bene e non ci sono problemi da risolvere all'interno della squadra. Io penso che chiunque con un minimo di sale in zucca direbbe quel giornalista non è serio, non è affidabile, non è in grado di fare bene il suo lavoro, perché non mi sta informando, mi sta deviando nella valutazione. Penso che questo sia il punto di partenza che dovrebbe essere assodato. Poi, per quanto riguarda il silenzio stampa, si è anche molto parlato di quanto potenzialmente potrebbe
fare male, tra virgolette, o punire la stampa. Dico la sincera verità, ma è un parere personale che però condivido con i miei colleghi di redazione. Sinceramente non c'è tutto questo danno per parte nostra, se è fatto. Io penso, sono portato a pensare, non ho ragione di credere il contrario, che sia un momento particolare in cui bisogna ritrovare forse serenità all'interno, perché c'è un girone di ritorno che sarà comunque complicato, in cui il Teramo deve rincorrere, dovrà fare risultato, e noi ovviamente da abruzzesi ci auguriamo che li faccia, che sia in grado anche di operare quei correttivi che sono sotto gli occhi di tutti e che la società non nega di voler fare, e questo è ulteriore merito. Siccome c'è comunque un 2020, sei mesi comunque da in cui ci sarà da andare forte e da mettere mano comunque ad alcune situazioni che fanno parte del mondo del calcio, io credo che sia un momento di riflessione. Poi questo a noi della stampa cambia poco, nel senso che spesso, come diceva Ania, si tratta veramente di conferenze stampa in cui ci si dice ma veramente niente di particolare. Le notizie di mercato cercheremo di darvele anche questa sera, ma rispetto a come abbiamo sempre fatto, come vi abbiamo abituato, d'altronde se ci seguite insomma evidentemente un po' ci conoscete, quindi credo che almeno sotto questo punto di vista non ci penalizzi più di tanto. Poi l'offesa, io capisco che è molto semplice arrivare a dire giornalaio, sapientone, sapete tutto voi, volete fare gli allenatori e non capite niente, io lo so, perché anch'io sono un tifoso di un'altra squadra e spesso il tifoso ha l'istinto di fare una cosa del genere, però almeno sicuramente per parte nostra, ma per parte di tutti non c'è mai una critica preconcetta, d'altronde queste talmente non è preconcetta, siccome io ho visto passare dei messaggi, cioè in questa sede in passato quando Campitelli c'è stato da elogiarlo per cose che sono state fatte, lo si è elogiato. Quando c'è stato bisogno di criticarlo, perché se a un certo punto Campitelli ha dovuto cedere questa società, lui che era malato di questa società, malato in senso positivo, molto legato, è perché sono stati commessi degli errori che sono stati documento sia per la parte sportiva, perché il Teramo era 2 anni fa quasi di fatto retrocesso, e sono stati di documento anche per la parte economica, perché sono state fatte talmente tante spese così forti che lui a un certo punto ha dovuto provvedere alla cessione. Quindi certe osservazioni, certe critiche, allora non erano preconcette, come non sono preconcette neanche oggi. Lo si fa in termini costruttivi, e direi che su questo, almeno io personalmente, ci metto una pietra sopra e la chiudo qui, perché davvero poi non vorrei che sia andasse oltre rispetto a quanto già si è fatto. Per quello che può interessare a qualcuno a casa, sulla correttezza. Attenzione che è arrivato un messaggio che non parliamo di calcio di Serie A, per favore. ha combinato Sfracelli, eppure i tifosi juventini zitti lo rimpiangono, con lui si vinceva la Champions. Non rido perché io ho visto i vostri volti alla seconda parola e vi si sono spalancate le pupille. Vedete come il gatto quando va via la luce? Parliamo di cose serie. Okay, stavo dicendo che sulla correttezza di Jacopo, Ania e Andrea io non ho dubbi, perché la tocco quotidianamente, settimanalmente, mensilmente e via dicendo. Sul messaggio tutti santi, com'è che diceva quello? Siete tutti santi. Siamo tutti santi. Io santo non mi ci sento, ma ho cercato sempre, mi sono sforzato sempre, sicuramente tante volte non ci sono riuscito, di comportarmi in modo corretto. Ho sempre amato, amo e amerò il Teramo. Sono stato criticato tante volte nel passato per non essere un giornalista distaccato, freddo, troppo passionale, ma io ero convinto che in quel momento andava fatto bene, anche perché poi avevo per fortuna la qualità che, finiti i 90 minuti,
se mi dovevo, dopo un minuto che era finita la partita, fare, adesso si chiama stand up, a quei tempi si chiamava l'audio, dove poi ci si metteva la, sopra le immagini per andare in onda in televisione, ero un'altra persona e mi sforzavo e riuscivo spesso a essere abbastanza obiettivo. Vorrei solo ricordare che un grande uomo e un grande direttore sportivo di Teramo e del Teramo, Carmine Rodomonti, in una cena, a quei tempi ci si incontrava tranquillamente, a quei tempi si parlava con i giocatori, si parlava con l'allenatore, lo ripeto ancora una volta, si vedeva l'allenamento a bordo campo, non si doveva filtrare, sette persone si doveva parlare prima di poter intervistare Giovanni o Nicola, andiamo avanti, e in una cena a fine stagione disse nel suo discorso: ringrazio la stampa non per quello che ha scritto, ma per tutto quello che non ha scritto pur sapendo e dandoci una grossa mano. Forse molti direttori generali dovrebbero registrarsi questa frase e metterla nell'auricolare e sentirsela giorno dopo giorno per mesi. Non è farina del mio sacco, ripeto, se una frase detta in un discorso di fine anno dell'allora grande Carmine Rodomonti. Anche qui, chi vuol capire, capisca. Perfetto, comunque ti dicono anche tu non sei il Vangelo, ti allarghi troppo, ma aspetta, no, non l'hai neanche mai. No, certo, ci mancherebbe, io mi ho detto che sono il Vangelo, io sto dicendo, posso incontrare, posso essere fermato da chiunque, mi riporto, quando mi verranno a dire che qualcosa di quello che sta scritto qui è completamente sbagliato, io ne prenderò atto, chiederò scusa e avrò imparato, io sono convinto che qua non c'è nemmeno un errore. Comunque, andiamo avanti. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Juan Miranda, torna in moto. Eccoci rientrati in seconda parte di Pro Teramo, ovviamente la prima è stata molto ampia, abbiamo cercato insomma di fare il punto della situazione. Scusa Francesco, ma hai già sentenziato che l'investimento sul settore giovanile non porterà nessun ritorno? No, non ho detto questo in italiano. Tra l'altro è sempre stata sostenuta l'importanza di partire da un buon settore giovanile e mo non va bene. E io che ho detto? Com'è non va bene? Quando mai? Chi l'ha detto? C'è la trasmissione, questa andrà in replica nei prossimi tre giorni più volte, quindi gentilmente, caro telespettatore nonché tifoso del Teramo e complimenti, se la risente e vede che cosa ho detto io. Io ho parlato di costi e contratti, di costi elevati. E contratti elevati, di contratto quinquennale che non lo so se il responsabile tecnico del settore giovanile della Juventus e dell'Atalanta, per nominare le due, ce l'ha. Ma ripeto, ma questi, e ho pure aggiunto, però i soldi sono del presidente, esatto. E giustamente fa, però ho aggiunto, e però per non ti lamentare. Perché io ti voglio appoggiare quando e lo faccio con trasporto, perché ripeto, magari facesse calcio per 11 anni come l'hanno fatto gli ultimi due, Cambitelli e Malavolta, però scusami, quindi io non ho parlato che il settore giovanile non si fa, ci mancherebbe altro, il settore giovanile non è importante, è importantissimo. Oh, il settore giovanile si è fatto pure negli ultimi anni con calma, perché il settore giovanile è stato fatto a Teramo anche negli ultimi anni con costi molto, ma molto inferiore, siccome ci sono le carte, andatevelo a vedere, io non so manco la sede sociale in questo momento dove sta, non lo so, sta giù alla sede della società del presidente, vabbè, non è un problema, mi chiedo scusa, andatevelo a vedere un po' l'anno scorso, non vorrei dire una fesseria, ma stiamo sotto i 150.000 euro l'anno, settore giovanile, che faceva quello che faceva qua, qualche ragazzo. Eppure si può anche ma ripeto, pensare di elevarlo. Io non mi voglio elencare, non voglio fare dilungare la parte di quel che sentenzio. Io non sentenzio, anche perché voglio dire, ci può stare anche che all'interno di un progetto che consta tra altre cose anche. Questo è simpatico, io le voglio bene, non so chi è. Sono cresciuto e lo sei ancora di più. Però ti capisco, ci vuole la grinta. Bianco-rossa. Sì, no, ma non sono arrabbiato, quando mi arrabbio sono. No, lo sa, gli amici, molti lo sanno, faccio delle volte forzo la mano per catturare l'attenzione, per fare un po' di scena, per sorridere di più dopo, però insomma se non si capisce manco l'italiano.
o mi si mettono in bocca cose che non ho detto, giustamente devo puntualizzare. Comunque sembra forzatero. Il discorso di Di Francesco non fa una piega, tutto giusto, però direi di non drammatizzare troppo. Ricordo quando in C oltre a noi c'erano Giulianova, Lanciano, L'Aquila, Chieti, ora solo il Teramo. Meditate, gente, meditate. Ci mancherebbe un monumento a Iachini. Quest'anno era finito. Se adesso noi staremo parlando di promozione, ve lo posso garantire, era già pronto un gruppo di amici che però potevano garantire una promozione non a vincere, tranquilla, che non lo so, 150, 200 mila euro quando può costare un campionato di promozione, però stavamo in promozione, purtroppo è così come ci eravamo andati dopo 11 anni di grandi successi e di grandi gioie, qualche dolore nel periodo di Malavolta, così come è stato con Campitelli, che ricordiamo sempre ha preso il Teramo in promozione, lo ha portato in Serie C. Non voglio ricordare che sul campo aveva conquistato la B, perché poi mi possono dire sì però, e quindi mi sto zitto, non presto il fianco, e ha lasciato il Teramo in Serie C. E adesso complimenti a Iachini che si è preso questa patata bollente, non ci mancherebbe altro. Quello è scontato. Va bene, dai, chiudiamo questa parentesi amplissima, giusto la summa del tuo ragionamento, che è anche quello che volevo dire alla fine. Non c'erano, ma se non c'erano questi contratti, giocatori forti e di massa, ah sì, questo non abbiamo risposto, che sono venuti, sarebbero venuti lo stesso, secondo me no, e ecco la motivazione. Sì, ho capito, ma magari ce n'erano altri che forse avrebbero reso di più spendendo qualcosina di meno, oppure anche lì, oppure quella stessa, lo stesso budget si poteva utilizzare per allestire un organico mediamente più equilibrato. Esatto, non c'è controprova. Meglio assortito di quello che è. In società ad Ascoli hanno brindato quando è andato. No, io ribadisco quello che ho detto. No, Di Mascio è bravissimo per quelle che sono le mie conoscenze, per quello che posso capire io e per quello che ho, diciamo, che ho toccato con mano anche quando stava a Pescara, con i pregi e i difetti che ognuno di noi ha, ci mancherebbe. Però ripeto, io dico, quando dico contratto quinquennale a lui o qualche altro contratto ad altri è eccessivo, perché poi il presidente si è accorto che sta spendendo troppo e si lamenta. Caro presidente, però allora forse hai sbagliato a fidarti un po' troppo del direttore generale, o no? E non mi sto arrabbiando, ci metto un po' di cose per catturare, per fare scena. Che è così, che se nessuno ti ha puntato la pistola, e allora, oppure l'avvocato che ti ha consigliato Iaconi, forse ti doveva dire, da avvocato tuo e anche da amico, cioè, aspetta, vedi, forse vediamo. Se no, arriva a fare uno più uno più uno più uno più uno, più uno fa 11. A 11, già sono arrivato a 11, tutti i soldi. Ok, va bene, dai, chiudiamo questa lunghissima parentesi, siamo allungati anche troppo, praticamente abbiamo quasi chiuso la trasmissione, io volevo parlare di tanto altro. No, la summa, che sarebbe stata la conclusione del mio ragionamento, è parte proprio da quelle parole che hai ricordato tu di Carmine Rodomonti, e cioè bisogna avere la consapevolezza poi in realtà per vedere, per fare una corretta valutazione della stampa, quanto la stampa sa. Bravo, vero. Molte delle cose che ho detto è vero, molte delle cose che ho detto, a cominciare da quando il direttore generale ha cominciato a sollevare i dubbi su Tedino, e certo, forse non l'avrei detto, ma non l'ho detto nemmeno nel passato, per il bene del Teramo, perché se avessimo detto e scritto tutte le scucciture, le illazioni, la parola in più dettaci dai diretti interessati, una volta uno, una volta l'altro, forse avremmo creato del casotto, chiamiamolo così, che non sarebbe servito al bene del Teramo. Va bene. Quindi molte di quelle cose, mi sono, per riprendere, poi mi è sfuggito anche il messaggio, grazie per questo che hai detto adesso, caro Jacopo. Proprio è vero, come non? Se non fosse successo questo casino non l'avrei detto, come non l'ho detto nel passato, ma per il bene del Teramo. Per non creare polemiche. E sui social, poi, soprattutto sui social, in questo momento si scrivono tante cose, si dicono tante cose. Alcune cose magari fanno anche sorridere, altre, andandole a verificare, perché effettivamente poi i tifosi hanno anche delle spunte giuste, degli spunti giusti, sono effettivamente vere di cose accadute e che sono accadute nei giorni scorsi.
ma non sono state riportate però dai giornali, anche se erano vere, proprio per tutela. Esatto. Comunque un momento che può essere tra virgolette complicato, perché si deve uscire da un girone di andata un po' così così, e quindi magari uno si fa lo scrupolo, vabbè, adesso è una cosa verificata, effettivamente è successa, però evitiamo di riportarla, perché insomma sarebbe dare molta importanza. Bravo, ma perché abbiamo fatto, abbiamo no assolutamente polemico, o non abbiamo mai parlato volutamente, perché è una scelta della società, e la società ti poteva venire a dire noi abbiamo fatto così, si sono meravigliati tutti, si sono meravigliate anche persone molto vicine, fraterne al direttore generale. Cioè, ma com'è? I giocatori non stanno a terra, vanno in, come si chiama, con la scusa del terremoto. I giocatori che non stanno. Vabbè, che non, ma adesso non entriamo nel. È una cosa che si sa da tanto tempo. Sì, ne abbiamo parlato? No. Abbiamo polemizzato su questo? No. Per il bene del Terno, prendendo atto che è una cosa che secondo me tanti altri strani. Questo dovrebbero capire. Non entro. Succede già. Non entro nel merito, peraltro. Sì, esatto. Prima succedeva per risparmiare. Fatemi salutare. C'è anche Alfredo Napolitani che ci ha scritto, ci saluta di persona. Io lo ringrazio, lo saluto. Ci sono momenti in cui devi insistere, ma non puoi sempre perseverare. Tedino in grado di fare autocritica, interpreti non adatti al suo gioco, lui non adatto per gli interpreti. Allora, peraltro, tra le altre cose, fatemi riprendere, tra i due messaggi ne è arrivato un altro che è quello che cercavo di dire io prima, cioè magari a costi elevati corrisponde una progettazione di più alto profilo. Sì. Prima della trasmissione stavo parlando dell'eventuale acquisto di Vidal, così per fare un esempio. Sì. E io ho detto, ma magari serve, perché spendere qualcosina di più ti porta... Spera a ottenere qualcosina di più. Ok, secondo voi si comprerà un attaccante in doppia cifra? Oh, questo che vogliono sapere i tifosi. Dai, su ragazzi, dobbiamo dare... Allora, Ania, ti faccio vedere ti faccio vedere quale potrebbe essere un Teramo potenziale, non il Teramo che giocherà domenica, un Teramo potenziale. Perché? Perché siamo partiti proprio dalle parole del presidente prima di Natale, che ha detto, giustamente, a mio avviso, che i giovani vanno valorizzati. Ora, vediamo con l'ausilio della schermata quello che potrebbe essere un potenziale Teramo messo in campo, considerando la quota... considerando i giocatori che farebbero minutaggio, e sono quelli in rosso. Ora capisco che non si sono stato anche sciocco io, perché l'ho messo rosso e gli altri sono con il nome nero, ma è lo sfondo rosso, è lo sfondo rosso, e ho fatto casino, vi chiedo venia, soprattutto per chi magari non legge benissimo. Però questo potrebbe essere un Teramo potenziale. Perché? Perché ci sono, partiamo dal presupposto che il minutaggio lo prendono i giocatori dal 98 in su, esatto. Ok? Quindi ecco perché noi mettiamo Minelli, ma Minelli è scritto in nero, perché Minelli è un 97. E devono raggiungere la quota di 270 minuti per partita. Fino adesso il Teramo non ha fatto 90 tutte le partite di Piacentini, non prenderà una lira. No, di minutaggio per i giorni di andata, perché quest'anno bisogna fare 270 minuti, quindi 90 e 90, tre giocatori da 90 minuti, per intenderci. Ecco perché abbiamo siamo messo al minimo, questi tre. Ok, abbiamo messo Piacentini, Viero, Santoro. Il problema è: uno, ti piace questo Teramo così? Sì, perché mi piacciono le due punte. Vabbè, piace un po' a tutti, credo. Esatto, soprattutto considerato la difficoltà del girone di andata. Sì, mi piace, perché Minelli secondo me è un giocatore che purtroppo è stato sfortunato, è incappato l'anno scorso in un brutto infortunio, però secondo me se trova continuità anche di condizione è un giocatore che può fare bene, perché ha brevilineo, ha velocità, ha caratteristiche insomma che non ci sono propriamente in rosa, se non lui e K, quindi è un elemento interessante. Costa Ferreira lì mi piace, anche Mungo ci potrebbe io ho dovuto bene. Fare una scelta, sì, eh. Certo, vabbè, okay. Quindi porca, non prendetela, le dovrà fare sì, anche ho capito dei... esatto. È un gioco. Perché se no sì, è un gioco. Poi, rinunciare ai lari ce ne sono tanti che possono fare. Del girone di andata è dura, eh? Esatto. Ci sono tanti che possono fare il doppio ruolo. Mungo può fare la mezzala, può fare il trequartista. Costa Ferreira può fare la mezzala. Insomma, ci sono tanti che possono scambiarsi di ruolo a seconda delle necessità. Viero credo che sarà sicuramente la novità del girone di ritorno, insomma, perché anche da quello insomma, che si è fatto filtrare dalla società, è l'elemento su cui
forse si punta un pochino di più, perché tutti quelli che lo hanno visto, anche se per poco in questo girone di andata, hanno intravisto delle potenzialità. È chiaro che mettendo lui in quella posizione, salvo che non si voglia spostarlo nel ruolo di mezzala, si va a penalizzare Arrigoni, che non solo è un giocatore esperto ma anche il capitano della squadra. Sì. Quindi comunque non sarà facile poi per Tedino gestire effettivamente questo dualismo che probabilmente, anzi sicuramente ci sarà, secondo me anche già da domenica prossima a Lentini. Piacentini escluso, vabbè, domenica prossima che non ci sarà perché squalificato. Eh sì, ecco perché insomma, io ho fatto come premessa, non è la formazione di Lentini. Il difensore centrale, Piacentini, è cresciuto tantissimo, Cristina abbiamo visto che è bravo, però io se devo giudicare Soprano dopo tutti questi mesi che non ha giocato, aspetta, per quell'episodio finale quando è entrato, bravo, uno che fa una cosa del genere vuol dire che dentro deve avere una tale forza e una tale caparbietà che rinunciare a Soprano una volta che dovesse trovare la migliore condizione, secondo me diventa molto ma molto difficile. Infatti secondo me sarà molto spesso in ballottaggio con soprattutto con Cristini, a meno che poi non si voglia spostare Piacentini a destra e far giocare Jacopo no, perché te hai letto il messaggio che giustamente mi dico ha escluso Soprano. Io ho dovuto fare una scelta tra Soprano e Cristini, ora ecco perché, però dovendo mettere un 99 lo spunto di questa schermata è che ci siano Viero, Santoro e Piacentini. Sì. Gli altri poi saranno tra virgolette cavoli dell'allenatore, però quello che si vuole enfatizzare in questa schermata è che ci saranno, in base a questa nuova progettualità, tre e ti piace, under 98 progettualità? Non so, io non riesco a sbilanciarmi, perché può essere che questi giovani imbroccano bene e sono nuova energia e nuova linfa per un Teramo che ha avuto da quei giocatori tipo Arrigoni, che sarebbe l'avvicendato da Viero, magari un rendimento deludente, magari con la verve, la Mari gioventù, sfrontatezza, il Teramo può cambiare marcia in un ruolo peraltro così cruciale. Santoro già ha dato qualche garanzia in più, però inizia ora il girone di ritorno, dove fare punti sarà ancora più difficile, dove i campi saranno più infuocati, anche il campo della squadra di bassa classifica sicura Leonzio. Quindi è un rischio molto forte che va calcolato, e bisognerà vedere anche quello che sarà l'impatto. Abbiamo già detto che l'inizio del girone di ritorno sarà fondamentale. Scusami, un attimo, auguri alla famiglia, di Mirko Pedretta. Auguri a Mirko, papà, a tutti quanti, insomma, anche a mio papà Mirko Pedrella. Però dicevo, bisognerà capire in queste prime partite, e già lo abbiamo detto, che saranno fondamentali, anche perché è una parte di calendario sulla carta abbordabile. Bisognerà capire se questa linea verde può dare delle garanzie, perché poi si entra nella parte cruciale, fare punti sarà più difficile. Quindi bisogna fare le giuste valutazioni. Attenzione che i giovani vanno sostenuti. Ossia, Viero gioca in un ruolo di una particolare estrema, di una particolarità e difficoltà estrema. A fianco a lui un ruolo delicatissimo, Bombaggi è un giocatore portato più alla mano. Oh, è il capocannoniere della squadra. Di Bombaggi, Bombaggi è portato. Sì. Guardate il titolo, è un punto interrogativo. Sì, è un gioco per parlare di altre cose, per non continuare a parlare di quello e per non dire il Teramo. Mo' compri Giovanni, poi arriva Pasquale, poi arriva Nicole e tutto il resto. Può comprare chiunque il Teramo. Bombaggi è un giocatore con caratteristiche più offensive che di contenimento. Potrebbe essere di colpo anche un azzardo. Santoro, io quando lo Viero l'abbiamo visto pochissimo, quindi mi devo fidare di quello che dicono tanti a livello nazionale, tra procuratori, direttori sportivi, tutti quanti dicono che ha davanti un futuro perché è bravo. Santoro, quando l'abbiamo visto giocare, ha giocato bene, da vivacità, da profondità, dal centrocampo, di grosso sostegno sulla tre quarti per i compagni e per l'attacco. Chiedo pegna, ma devo interrompere drasticamente il discorso, perché giustamente la gente ci chiede un po' del mercato. Ci dici un po' come stanno le cose di qualche trattativa che è in piedi?
Vabbè, le trattative ce ne sono, ci sono anche tanti sondaggi, tanti interessamenti, quelle più note sono ovviamente quelle già uscite, già circolate, che vedono Curiale e Barisic, due attaccanti del Catania, insomma vicini al Teramo da giorni ormai. Settimana scorsa dalla Sicilia era circolata l'ipotesi di un'interruzione della trattativa perché non si era trovato l'accordo sull'ingaggio dei giocatori, fermo restando che da Catania non vedono loro ovviamente che giocatori, molti giocatori vadano via perché devono rientrare, insomma, per cercare di rispettare gli impegni economici presi, perché ci sono delle difficoltà, quindi Catania non è un problema. Se c'è stata effettivamente questa interruzione della trattativa, la settimana scorsa poi è stata superata, perché come ci hanno confermato anche gli entourage dei giocatori, la trattativa va avanti, c'è, si continua a parlare. Però forse il Teramo ha necessità in primis di un'uscita, almeno di un'uscita in attacco, leggi Cianci o Martignago, per effettivamente poi andare al sodo con uno dei due o con tutti e due. Ecco. Qualche giorno fa sembrava più avanti Barisic, adesso forse un pochino più avanti Curiale, non lo so. Però sono tutte situazioni in piedi che sono in divenire in questi giorni e dipendono anche che da Catania ci confermano. Da Catania ci confermano e sono no. No, dei Grosso Pescara no, dei Grosso Pescara arriva no. Ho letto, dei Grosso Pescara arriva no. No, no, il nome era riferito a quello. Non a te, ci mancherebbe. Però dipendono insomma anche dai movimenti in uscita, che non c'è un problema in difesa perché effettivamente si interverrà a prescindere, insomma, sì. Perché c'è questa necessità di dare un'alternativa a Tentardini. C'è il nome di contessa della Firal Pesaro che Tedino voleva già a Pordenone, c'è stato già un sondaggio con la Firal Pesaro, il Teramo ha già parlato con la Firal Pesaro. Sì, sì. Questa è una cosa che vediamo per certa, cioè il Teramo ha parlato con la Firal Pesaro chiedendo informazioni su Sergio Contessa. Sì, perché è un profilo gradito. Poi non ha ancora, perché ovviamente prima di andare avanti negli anni si parla con la società 30 anni. Sì, 29, 29 88. Sì, 88. Allora, su Contessa, quello che vi diciamo per certo, contatto Teramo Firal Pesaro, certo. Poi chiaramente prima va trovata la quadra con la Firal Pesaro e poi si inizia a parlare col giocatore. Sì, ovviamente. C'è sempre la situazione di Pinto, anche se per quello che insomma sta emergendo nelle ultime ore, il Catania vorrebbe trattenere Pinto. Parliamo sempre di un terzino sinistro, quindi salvo clamorose sorprese, insomma, a meno che la regina che era in pole per il giocatore non faccia una proposta allettante, che non la faccia il Teramo, Pinto dovrebbe effettivamente rimanere a Catania e quindi sfumerebbe questa ipotesi per il terzino, esatto, il terzino sinistro per il Teramo e per tutti quanti, insomma. E ci sono anche poi altri sondaggi, Pedrelli della Vispesaro, Visconti del Novara, che è stato fatto un sondaggio. Dopo rispondo a questa domanda. È stato fatto un sondaggio anche per Gallo del Lecce, perché Tedino insomma l'ha avuto al Palermo, conosce il giocatore, insomma. Ipotesi se ne fanno tante, ce ne sono tante, sono tutte situazioni ancora in divenire. Per quanto riguarda Cianci, da quel che sappiamo è fortemente voluto da Capuano ad Avellino, però lo stato attuale, da quello insomma che ci dice il suo entourage, il Teramo non ha palesemente detto a Cianci che deve andare via. Okay. Quindi probabilmente si sta ancora valutando se è una situazione che può modificarsi in positivo, cioè nel senso resta a Teramo magari aspettando un girone di ritorno diverso, anche un maggiore utilizzo da parte di Tedino con su Cianci, magari accoppiandolo anche con Magnaglio, con un Curiale, non lo so, ecco, un Barisic, chiunque dovesse arrivare. Fermo restando che, per inciso, noi nominiamo Curiale e Barisic, ma sicuramente ci sono anche altri giocatori, sì, anche sì, altri sì, attaccanti, certo, che stanno sondando, certo. Che sta sondando la dirigenza biancorossa. Quindi su Cianci c'è questa valutazione in divenire, perché insomma a quanto pare non c'è ancora palesemente la volontà di separazione con il giocatore. Su Martignago probabilmente questa volontà è stata espressa, ci sono la Feralpi e l'Alessandria soprattutto sul giocatore, però ancora non c'è la fumata bianca né con l'una né con l'altra squadra per quanto riguarda l'attaccante ex Albissola. Prima che rispondi di Lukaku, così la butto lì, ma siamo sicuri che
con un assetto tattico diverso, con Minelli a fianco a Magnaghi, non più solo, poi con la vivacità di Minelli, con il dribbling. Dopo, già so che cosa mi vuoi chiedere, io ho già una risposta. Questa squadra già così non avrebbe una maggiore forza. Vuoi la mia? Penetrativa e realizzativa. Secondo me hai perfettamente centrato il punto, nel senso che questa è probabilmente una squadra che... probabilmente una volta trovati, perché all'inizio questa squadra ha provato a fare il 4-3-1-2 e forse lì gli mancava qualche equilibrio, perché è normale che sia così. Con Minelli, devi... attenzione, sì, no, no. Già una coppia Magnaghi-Minelli è completamente diversa da qualunque altra coppia. No. Gianci, Martignano. All'inizio questa squadra ha provato a fare il 4-3-1-2. Ha lavorato in estate, ha lavorato, però chiaramente. Da Avellino in poi le cose sono cambiate. Sì. Ecco, gradualmente si è passati a. Però secondo me, quello. 4-3-2-1 è stato un passaggio obbligato per arrivare ad un equilibrio che forse adesso, Andrea, correggimi se sbaglio, può portarti a sostenere le due punte più trequartista. Sì, ma anche perché la coppia Cianci Magnaghi non sembrava granché assortita. A me sembrava strano, al di là delle perplessità che c'erano sulla conformazione di questo attacco che abbiamo già espresso da inizio stagione, però che si insistesse su una coppia di due giocatori che erano abbastanza simili, che giocano abbastanza spalle alla porta, che fanno fatica a sviluppare un certo tipo di gioco, era sorprendente. Dopodiché, ecco, c'è stata la necessità, come dici tu, di ristrutturare un po' la parte offensiva, e per fortuna del Teramo che sono arrivati i gol di Bombaggi, tant'è che se si dovesse arrivare a quella cosa che tu hai disegnato a livello indicativo, cioè allontanare Bombaggi, ne dovrà valere la pena, cioè il Teramo dovrà trovare qualcuno che un po' di gol li garantisca, o il nuovo centravanti, se sarà un nuovo centravanti, o Minelli o Magnaghi che farà crescere il suo apporto offensivo, altrimenti allontanare Bombaggi, che è l'unico che ti dà qualche garanzia di gol, sì, e metterci lì, non so, Costa Ferreira, sì, Costa Ferreira qualche gol lo fa, ma non ha quella confidenza che ha dimostrato Bombaggi, quindi poi attenzione. A te ti chiedono che terzino sinistro attaccante prenderesti. Guarda, per quanto riguarda l'attaccante, uno che ha le caratteristiche di Curiale. Io Curiale non lo prenderei, lui proprio, però prenderei uno che ha le caratteristiche di Curiale, cioè uno che in area di rigore può vivere per il gol, non solo, ma molto per il gol, e che sia uno che spaventi le difese avversarie. Uno dice, vabbè, Costa, però sondando il mercato si riescono a trovare anche delle opportunità, probabilmente, sì, per non strapagare certi giocatori. Ci sono anche dei giovani interessanti, con le conoscenze, insomma, vedendo poi partite in questa fase dei vari gironi si possono scovare. Mi fido molto di Sandro Federico per la competenza, per la serietà e perché conosce il panorama della serie C. E sul terzino sinistro? Ma sul terzino Contessa è un profilo molto interessante, peraltro navigato, ma se voi lo vedete anche giocare, ha una bella gamba, ha un bel tiro, è un giocatore assolutamente interessante, però immagino che sia anche un giocatore per questo motivo che sì, costi anche costa, a livello costa, di ingaggi. Costa. Io francamente, francamente magari tornerà Di Matteo, però prenderei un complemento di Tentardini e punterei ancora su Tentardini. Non spenderei anche in questa fase, no? Si è detto che la squadra è stata costruita, che costa eccetera, non andrei a spendere così tanto. Tentardini il suo lo fa, poi magari tornerà anche Di Matteo, quindi serve un giocatore per il cambio di Tentardini sostanzialmente. È perfetto il discorso tuo, anche se per caso non dovesse tornare Di Matteo, dovesse tornare proprio, no, sul finale di stagione, magari per solo per i playoff. Assolutamente. C'è anche Florio che può giocare a sinistra. Appunto, bravo, c'è l'alternativa Florio che può giocare a sinistra in emergenza, ossia prendere un giocatore che viene qui sapendo qual è il suo ruolo e sapendo quello che deve fare. Perfetto, in settimana pensi che si arriverà sì o no alla definizione di qualche trattativa prima di la Sicula Leonzio? Vediamo se si riesce a fare prima una delle due uscite, ecco, quindi poi di conseguenza a cascata verranno gli altri movimenti. Rocco Costantino ti chiedono, e poi De Santis al Bonolis magari per parlare di qualche giovane della Roma. Probabilmente, Costantino a quanto ci risulta no, non è neanche in uscita al momento allo stato attuale. Secondo voi Barisic nella strutturazione che avete proposto prima, ma può avere un senso?
Io l'ho visto giocare dal vivo un paio di volte e ho sempre avuto la sensazione che sia un buon giocatore da 4-3-3, un esterno a piede invertito, lui un mancino, che gioca a destra. No, non va bene. Quindi lì dovrebbe essere un po' forzato come secondo punto, come trequartista. Che ti serve a te un usciere? Devi prendere l'usciere. Che ti serve il capo reparto? Devi prendere il capo reparto. Ok, secondo me alla fine. Siamo a gennaio, quindi. Per il momento non c'è una vera e propria definizione. Intanto mi stanno scrivendo chiudi. E chiudi, non c'è un quarto d'ora per i saluti. No, non si andrà immediatamente alla definizione. Cioè, Teramo Siculaleonzio Teramo, pardon, si giocherà con l'organico ancora che c'è. Sì. Non ci saranno grosse modificazioni. Beh, anche perché se un giocatore dovesse arrivare anche venerdì, domani, non gioca titolare. Esatto, non gioca titolare. Comunque. Va bene, è stata una lunga serata. Forza Teramo. Mi sono dimenticato, Lukaku con Minelli, lo metterei, con Minelli, che assomiglia, almeno nelle intenzioni, a Lautaro Martinez. Caspita, ragazzi. Almeno nelle intenzioni te lo vedi più con Magnaghi. No, Lukaku fa il lavoro più sporco. Lautaro è un giocatore di grandissima potenza. Lautaro è un giocatore di grandissima potenza, non è Minelli. No, perché mi hanno chiesto con Magnaghi o con Minelli. Esatto. Io lo vedo più con Minelli. Io però purtroppo ero, quindi fa parte. Ma Lautaro fa più la prima punta rispetto a Lukaku. Però Maldini, abbiamo fatto Caciara. Va bene. Grazie Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao. Grazie Davide Cantarelli, ciao Ania. Arrivederci, che casino abbiamo fatto. Arrivederci, buon anno. Grazie per il discorso alla nazione. A rete unificata. Ciao. Va bene. Grazie a voi che ci avete seguito. La promessa è che non ci perderemo mai più un solo minuto. Vi daremo tutte le notizie. Stasera è andata così. Però non perderemo più un minuto a fare polemiche. Forse. Perché alla fine noi vogliamo parlare. Vogliamo parlare solo di calcio. Ci vediamo martedì prossimo. Dopo sicuramente Teramo. Buonanotte.